Quello che vedete in queste immagini è uno sversamento fognario che da almeno 2 mesi inonda la via Carlo Pisacane nel quartiere di Nesima, a Catania. La strada a piedi è impraticabile e l'aria irrespirabile. I liquami hanno raggiunto ormai anche la via Palermo, senza che, raccontano esasperati i residenti, né la Sidra né il comune di Catania si decidano a intervenire. Un rimpallo di responsabilità generato dal fatto che la condotta fognaria otturata ricade all'interno di un condominio. E così, mentre tutto resta fermo, l'emergenza sanitaria diventa pane quotidiano per chi in quel quartiere ci vive ed è vittima da mesi di quello che definiscono un gioco di cavilli burocratici a discapito della loro salute. Questa zona, come potete vedere, è da più di 2 mesi, anche 3 forse, che praticamente è costantemente, giornalmente per 24 ore c'è un riversaggio di acque reflue venute, che vengono praticamente dall'otturazione di una fogna, della fogna principale, che praticamente scarica tutto sulla strada, su via Carlo Pisacane, rendendo inabitabile questa zona con dei rischi veramente notevoli per la salute pubblica. È stata già avvisata anche l'ASL, che ha comunicato al comune di intervenire. Sono intervenuti i tecnici comunali e anche la Sidra, che dovrebbe fare i lavori, però c'è un'opposizione della Sidra perché le condutture passano nella zona condominiale, quindi si adduce che debbano essere i condomini a fare i lavori, ma la fogna del comune, mi sembra. Per cui noi sopportiamo questa situazione ormai da mesi e ovviamente siamo un po' stanchi di tutto questo, e anche i rischi sono notevoli. Questo è un problema di salute pubblica serio, quindi pretendiamo, più che pretendere, è un diritto quello che intervengano le autorità comunali per risolvere questa situazione indecente. La puzza è insopportabile, per cui pensate, è una Calcutta qua, non è più Catania, cioè è una fogna a cielo aperto, quindi è insopportabile. Sta ormai anche tracimando e arrivando fino a via Goito, via Palermo. Dobbiamo aspettare che arriva il Duomo perché qualcuno intervenga, spero di no.